Nel report bianco-verde pubblicato nel pomeriggio dal Club Irpino, ecco due novità nel percorso di rientro per Matt Costello e Dimitris Nichols, ma restano però ancora indefiniti i tempi di recupero delle pedine. Costello ha raggiunto Roma e la clinica Villa Stewart. Il lungo di Linwood, finalmente tornato dagli States, lontano dal parquet da inizio novembre, dal match contro la Dolomiti Energia Trentino, in cui rimediò una distorsione alla caviglia destra, si è sottoposto ad un'ulteriore approfondita visita medica, di cui si attendono gli esiti, al fine di scongiurare la possibilità di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. È quanto espresso dalla Scandone tramite comunicato. L'infortunio, rimediato invece da Nichols, sarà valutato solo nella prossima settimana. L'ala piccola di Boston si è fermato nel corso del terzo quarto di gioco tra Avellino e Luca Mamursia, nel match perso ieri sera per un risultato che tiene comunque gli irpini lanciati verso la qualificazione alla fase di eliminazione diretta. La distorsione alla caviglia costringe al decorso classico delle prime ore dopo l'accaduto. Nichols non ci sarà ad Esio per la gara contro Cantù, in programma sabato sera, e le sue condizioni saranno rivalutate con accertamenti specifici nel corso della prossima settimana con una risonanza magnetica. Senza dimenticare gli infortuni di Green, Ndiaye e D'Ercole. Non si svuota l'infermeria della Sirigas e per coach Nenad Vucinic, con il mercato bloccato, è sempre più complicato pianificare lo spartito tecnico-tattico.